Prego, interviene la consigliera Matano. Grazie signor Presidente, signor Sindaco, colleghi consiglieri e consigliere. Questa volta anche il mio articolo 37, per riprendere la tradizione di Matteo, ha un titolo. Si chiama Coerenza questa sconosciuta o facita ammuina. La pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto destabilizzante a livello planetario e ha messo a dura prova gli equilibri socio-economici di interi paesi. Ma i problemi di Napoli non possono essere imputati solo alle criticità di questi ultimi mesi. La città paga il prezzo di un'incapace gestione amministrativa da parte di questo sindaco e della sua giunta, sottoposta a un numero di rimpasti e di ricambi di assessori degno del Guinness dei primati. Purtroppo, mentre la città è alla ricerca di un nuovo equilibrio e si confronta con i soliti problemi, il sindaco è impegnato nella sua personale e permanente campagna elettorale, dimostrando un egocentrismo senza scrupoli durante le sempre più numerose interviste in programmi radio e TV. Il sindaco preferisce infatti esprimersi su temi che vanno al di là delle sue competenze di amministratore della città e si concentra su temi nazionali ed internazionali, invece di tentare di risolvere gli annosi problemi di Napoli. A livello locale si assiste a un perenne scontro muscolare tra il sindaco e il presidente della regione Campania, fatto sulla pelle dei cittadini. Quanto fin qui evidenziato può essere efficacemente dimostrato dagli articoli che la stampa cittadina dedica quotidianamente alle colpevoli incongruenze di questa amministrazione. Leggiamo solo alcuni dei titoli dei giornali. Dal Mattino: caro sindaco, ponga fine al supplizio di Villa Ebbe. Un edificio di incomparabile bellezza architettonica situato sulla collina di Pizzo Falcone, che da tempo fa parte del patrimonio comunale e versa in condizioni di abbandono disastroso. La solita giostra di finanziamenti pubblici sprecati e di occasioni perdute che hanno privato la comunità di un gioiello di architettura Liberty. Ma nel 2018 la giunta decide di inserirlo nel piano di dismissione insieme ad altri tesori quali le Terme di Agnano, e abbiamo visto che fine hanno fatto le Terme di Agnano e i suoi dipendenti, l'ippodromo di Agnano, il mercato ittico di Piazza Duca degli Abruzzi e il convitto delle Monachelle a Pozzuoli. Nel 2020 non è ancora chiaro che cosa il comune intenda fare con questi elementi preziosi del suo patrimonio. Anche per l'ippodromo di Agnano le idee sono poche e confuse. Infatti, nonostante sia ancora in dismissione, secondo un'ordinanza del 29 maggio dovrà essere riaperto per essere utilizzato come location per eventuali eventi insieme ad altre strutture insistenti sul territorio cittadino. Praticamente si cerca di risolvere i problemi della città a colpi di ordinanze, ma per difendere la cultura a Napoli occorrono i fatti e non le chiacchiere. Come cittadina e come portavoce del Consiglio Comunale mi aspetterei di dover discutere su una delibera di proposta al Consiglio che proponga l'esclusione dal piano di dismissione del patrimonio comunale delle Terme di Agnano, dell'ippodromo, di Villa Ebbre, e invece mi trovo tantissime ordinanze davanti che non portano a nulla di serio. Passiamo invece agli articoli in materia di sicurezza ambientale e cura del verde. La Repubblica: miasmi davanti all'ingresso del Teatro San Carlo. Cronache di Napoli: via Duomo è una discarica a cielo aperto. Il Mattino: quartieri spagnoli, crescono i cumuli di rifiuti. Sempre dal Mattino: Napoli Est, i cittadini curano il verde dove un tempo c'era il giardino botanico. Le inadempienze nella gestione dei parchi cittadini e nella raccolta dei rifiuti non dipendono certamente dal lockdown di questi ultimi mesi e non bastano i proclami populisti del sindaco per assicurare la fruizione degli spazi verdi della città e la pulizia delle strade. Difatti, gli ultimi DPCM emanati dal governo durante l'emergenza Covid consentivano ai comuni gli interventi di manutenzione del verde con gli adeguati sistemi di protezione individuale dei dipendenti, cosa che qui è mancata. Tant'è che solo in questi giorni si stanno finalmente riaprendo alcuni dei parchi e che le aiuole cittadine sono in stato di totale abbandono. Non so se l'avete notato, ma sembrano delle giungle le aiuole cittadine. Se vogliamo considerare poi la raccolta dei rifiuti, la percentuale di raccolta differenziata è sotto gli occhi di tutti. L'impegno del sindaco del 2011, cioè di portare la percentuale di raccolta differenziata al 70%, non è stato rispettato. Inoltre, nelle nostre strade cittadine, i nostri monumenti sono spesso ridotti a discariche a cielo aperto con pericolo per la salute pubblica. Per quanto riguarda invece la mobilità, leggiamo sulla stampa, La Repubblica: ANM, biglietti introvabili, i viaggiatori protestano. Il Mattino: Napoli, azienda a rischio crack, introvabili biglietti per bus e metro. Il Corriere del Mezzogiorno: Napoli, lavori in corso, Vittorio Emanuele, sarà causa traffico per 30 giorni.
alla fine del lockdown si può dire che addirittura il trasporto pubblico e la viabilità si trovano in una situazione di criticità peggiore di quella precedente. C'era stata una previsione di proroga della validità degli abbonamenti per altri 2 mesi, ma questo non è stato affatto portato avanti e addirittura i cittadini si sono trovati nell'impossibilità di acquistare i biglietti. Anche le attese alle fermate sono diventate più lunghe, ovviamente, perché per garantire la distanza di sicurezza la capienza dei mezzi si è ridotta, ma il numero delle corse è rimasto invariato. Magari aumentando il numero delle corse tutto ciò non sarebbe accaduto, ma sappiamo benissimo la condizione del parco auto della NM com'è, e che non ci sono autobus, non ci sono i treni della metropolitana. Sì, arriveranno, ma stiamo ancora aspettando. Purtroppo anche quelli che appunto a causa del Covid decidono di utilizzare l'automobile personale per aggirare gli ostacoli del trasporto pubblico si trovano imbottigliati nel traffico dovuto a lavori stradali che non sono stati portati a termine quando le strade erano completamente deserte. Ricordo sempre che i lavori si potevano fare nel caso fossero inderogabili, e penso che il ripristino delle strade fosse inderogabile. Alla luce di tutto ciò è avvilente che le massime istituzioni cittadine sprechino le loro energie in uno sterile teatrino con botte e risposta a mezzo stampa. Ecco qui alcuni titoli. Il Mattino: scontro Dema De Luca, un grave danno per Napoli. Corriere del Mezzogiorno: fase 2 in movida, a Napoli è guerra di ordinanze tra De Luca e De Magistris. La sfida di De Magistris, Baretti fino a notte fonda, ma c'è il rischio di ricorsi. Una mossa inefficace, non è sua prerogativa e sarà caos normativo, come volevasi dimostrare dalla sentenza del TAR. Il tutto in spregio alle più elementari regole di collaborazione durante una pandemia di tale portata, con i cittadini e gli imprenditori in ostaggio della lotta delle ordinanze. Ma in tutto questo, l'interesse dei cittadini e le categorie degli imprenditori che tanto dicono di voler difendere, dov'è? Per concludere, quasi, consentitemi di leggere un brano ironico che è presente sui social e viene indicato come regolamento della Real Marina del Regno delle Due Sicilie e che descrive benissimo, a mio avviso, il comportamento consigliato dal capitano in caso di visita dell'ammiraglio. Ripeto, questo descrive benissimo quella che potrebbe essere la strategia dei nostri amministratori, altrimenti io non la capisco, la strategia dei nostri amministratori. All'ordine facita muina, tutto quello che stanno a prora vanno a poppa, quello che stanno a poppa vanno a prora. Chilli che stanno a dritta vanno a sinistra e chilli che stanno a sinistra vanno a dritta. Tutti chilli che stanno a bascia vanno in coppa e chilli che stanno in coppa vanno a bascia. Passano tutto po' stesso per tutto. Chi non tiene niente a fa, s'arramena a ca e a là. Voi state facendo proprio questo. State varando dei termini, ordinanze e delibere che hanno nomi affascinanti, evocativi di qualcosa di importante. Napoli riparte, seconda stella a destra, avete un ottimo copyright, complimenti, aumentategli lo stipendio. Ma sono appunto solo operazioni di facciata, operazioni di marketing, sono solo parole, sono solo ammuina, tutto fatto per distogliere l'attenzione dalle innumerevoli mancanze e fallimenti collezionati in 9 anni di amministrazione De Magistris, 9 anni che hanno portato la città in condizioni di disagio totale. Vi aspettiamo al varco sul rendiconto di gestione e sul bilancio 2019. L'anno scorso il Covid non c'era, non potrete usare questa scusa per giustificare il vostro fallimento come amministratori. Non ci sarà muina che tenga. Grazie.